di avere qui con noi uno dei più grandi, forse il più grande fan vivente di Kate Pearson, sì, la cantante dei B-52s, che in questo caso affianca Michael Stipe. La cosa incredibile è che la voce suadente che avete sentito, come diceva giustamente Alessandro Diegoli, la cantante dei B-52, pare che lei stessa sia fan sua, perché ogni settimana, grazie alle potenti mezzi telematici, si fa fare delle lezioni di galateo online in, come si chiama, in conference call. Sì, fa un hangout il nostro maestro di galateo. A volte fa lo hangout, a volte invece raramente, ma solo nelle circostanze più importanti, si presenta in carne e ossa. Ah, pensavo facesse coming out. Ma non lo so, glielo chiediamo, perché è qui con noi la Pomazza Fontana. Oh, buon pomeriggio. E buon pomeriggio, good afternoon. Oh, buon pomeriggio, la Pomazza Fontana, che può essere in qualche modo complimentato, salutato, turlupinato, insultato anche da voi ascoltatori, visto che il nostro Lapo lei conferma, vero Lapo, rimarrà fino alle 18 qua con noi. Confermo, e con tanto di Ray-Ban a specchio, sì, come quelli di Iceman predetti. L'abbiamo detto, sì, sei vestito da Paninaro che vuole copiare Top Gun. E c'è la foto, fra l'altro. D'altronde, la foto. Lei era teenager al periodo di Top Gun. Confermo, sì, 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 ero una specie di semi-Paninaro anch'io, nel senso che poi Ray-Ban, chi non li metteva? Sai che adesso quando metteremo... Come si chiama? I cinesi. I metallotti. I China. Sì, meno male che non l'ho messa, adesso ci sarà una foto che girerà sui nostri social network, ma ho una camicia uguale a quella del maestro Lapo. Oibò. Quindi vuol dire che comunque ho gusto. Grazie. Il gusto ne avevamo poco, era un gusto ancora grezzo, un po', sì, come il diamante prima della lavorazione, ed un anno e mezzo di lezioni di galateo del nostro Lapo ha sgrezzato quel poco di gusto che avevamo, rendendolo anche un filo elegante. Voi potete scriverci, come ha appena fatto Petra, via SMS 331 6214 013, lo stesso numero 331 6214 013, vale per i WhatsApp. Sì, dovrebbero funzionare anche i WhatsAppini. È sempre una domanda quella sui WhatsAppini, perché la tecnologia moderna ha bisogno di consolidarsi. E però poi c'è quella antica invece, quella di Meucci e Bell, allo 02 33 001 001, dove è possibile interloquire in voce con il maestro. Potete anche scrivere sul muro di Facebook di Ecco Noi, per esempio, nonché utilizzare la mail, per esempio, @radiopopolare.it. Il primo SMS, dicevamo, è di Petra, da ora inchiodata a una sedia, con le mani nei capelli, nel tentativo di finire di scrivere un progetto. Fallo entro settimana prossima, perché poi a luglio i progetti non si scrivono più. No, a luglio si sbraca e basta. Ora mi alzo, ballo e canto. Grazie, cuori, shiny, happy, Petra. A proposito, mi dà il suggerimento, Petra, per chiedere subito al nostro maestro di galateo una domanda così generale, per entrare un po' anche in argomento, per far capire che è un question time allargato, sì, quello di oggi. Quando si sta seduti, l'uomo e la donna, tema facile, come devono tenere le gambe? Ah, beh, naturalmente, oddio, l'uomo, se c'è di fronte Kate Pearson, già citata, che era una con le cosciotte un po' grosse, deve cercare, ovviamente, a parte se ovviamente rientra nella categoria cochon a noi tanto cara. Certo, sta sbirciando sotto la gonna ed è una cosa vergognosa. ovviamente. Diciamo che l'uomo deve stare ovviamente compito e non bisogna cercare di allargare troppo la gamba. Si sa, la donna deve rimanere contenutissima, per non indurre l'uomo a fare la sbirciatura che lei, caro eminente collega, alla cui accennava precedentemente. Sì. L'uomo cosa deve fare in questo caso? Non toccarsi il birillo, come... Ma no, non toccarselo, non ho detto no, poi ho parlato di birillo, non ho parlato, certo, di... Stiamo sempre parlando di bowling, naturalmente. Ho sempre le palpitazioni quando viene, poi, cioè, quando è presente qua lui, addirittura posso è dire, incontenibile. Posso dire che io la vivo più come il dentista? Sì. Cioè, quella roba lì che una volta all'anno, due volte all'anno la devi fare per forza, ed è comunque per il tuo bene, no? Ok, va bene. Come la piccola bottega degli orrori, no? Come la piccola bottega degli orrori. Lei in quel caso è la pianta carnivora. Esatto. 02 33 001 001. Dai, chiamate che vogliamo che ci salutate. Pronto? Ma dai, ha messo giù. Era in linea e ha messo giù. Vabbè. Emozione. Rifate, rifate. Avete la possibilità di chiedere tutto ciò che vi interessa per quanto concerne le buone maniere a uno che, conoscendo a fondo le buone maniere, spesso non ne fa uso. No, ma perché? Perché è un po' come il calciatore molto molto talentuoso. Nel momento che è lì in campo, sapendo di essere due spanne superiore agli altri,
un po' cazzeggia, diciamocelo, sì. Un po' cazzeggia, quello che facevano i brasiliani una volta, invece adesso si sono messi a randellare come non so, dei banali difensori centrali croati, cioè, sì, o italiani, o italiani, beh, ma anche i croati picchiano. Pronto? Ciao Rappre. Ciao Rappre. Volevo solo salutare Lapo. Ciao. Mi sembra incredibile che nessuno vi tempesti in telefonate. Cioè. No, non arrivano, che non li avevamo avvertiti prima. Era solo per dire grazie, basta. Figurati, ma grazie. Un faro nella notte. Grazie. Senti una cosa, Rappre. Ma tu l'hai seguite con curiosità o le lezioni di Galateo o anche proprio prendendo appunti, andando a far delle prove? L'ho seguita con curiosità, cerco di farmi magari degli appunti mentali, però è un grande. Grazie, ciao. Siamo sempre aperti. Ciao. Allora, ciao. Noi non abbiamo detto chi c'era Lapo oggi in onda in studio, perché sennò oggi veniva troppa gente. Vedo le fan dei Beatles fuori, ecco, quella roba lì. Tra l'altro di quell'età lì. Erano le stesse fan dei Vito Salvigorelli che adesso vengono in via McMahon per la pomazza. Non dica così, lei è duro e ingiusto. Da domani veniteci a trovare sempre quando volete. Oggi ha scritto un ascoltatore. Valuti lei per favore se sono stato stronzo in questa lezione extended version di Maniere di Galateo. Scrive l'ascoltatore e dico: ah, ciao, io vorrei venire mercoledì. Posso venire mercoledì a trovarvi? Io gli ho scritto no. Ma sei un mostro. Poi ho aspettato un po' e lui ha scritto: ah, ok, grazie per la risposta, spero di aver fatto perdere tempo. Allora lì mi sono messo a ridere, ma ovvio, dai, vieni quando vuoi. Ovviamente scherzavo. E lui ha scritto: ah, fiu, per un attimo mi hai fatto diventare emo. Cioè mi ha scritto proprio così: mi hai fatto diventare emo. Conferma il no. Allora, attenzione, perché c'è un altro grosso attestato di stima per Lapo. È Anna che gli manda un grosso bacio, sì, facendoci ingelosire. Bene. E dicendo che Lapo the best. Grazie. Con faccetta che sorride. Grazie Anna, ricambio il bacio con diciamo calorosità. Ci scrive Edoardo Artistico. Sarà uno dei nostri parenti. Sì, sì. Ultima settimana, vi saluto con una lacrima e una citazione. Virgolettato, quando sono seduto in poltrona e mi rivedo, penso a quanto sono imbecille. Silenzio. Ma è nostra? Non lo so. Noi abbiamo detto una roba così intelligente? Non credo. Secondo me o l'abbiamo copiata. L'abbiamo copiata. Oppure ci confondono con qualcun altro. Sì, con un'altra radio può essere. Attenzione, perché abbiamo Federico che sta arrivando, si era già prenotato per venire qua, quindi oggi c'è. Sì. Ed è il fortunato che potrà stringere la mano dal vivo a Lapo. Lapo. Era un concorso segreto questo. Era segreto. Bravo. L'abbiamo buttato lì così, sì, tra le righe, e Federico arriva con delle birre che poi saranno bevute da Lapo insieme al suo tradizionale proverbiale imbuto. Imbuto con canna, quello che poi fa tutto in un botto. No? No, ho portato la mia tradizionale cornetta, sebbene in versione ridotta. Sì. Ho portato il Delta Freddo, ma non ha portato l'imbuto da birra. L'imbuto, no, non ho portato. Le regole del Galateo come normano l'uso dell'imbuto da birra? Le regole del Galateo prevedono ovviamente l'uso di uno o più imbuti da poter posizionare ovviamente in varie parti del corpo. Niente, stavo chiedendo se c'era da cambiare narici. Pronto! Meno male che ci sei tu. Ciao. Senti, ma queste regole servono per insinuarsi nel mondo delle prostitute? Ma no! È una domanda pertinente, ti rispondiamo in onda. Ciao. Prima del prossimo brano tratto dal Greatest Hits della rubrica orta. La ripeto perché mi piaceva come era formulata. Queste regole servono per insinuarsi nel mondo delle prostitute. E non peraltro in attesa della sentenza Ruby. Si fa una domanda del genere. Non a caso. Dici, la risposta è? No. Perfetto, meglio di così non si poteva essere più chiari. La sentenza sul processo Ruby dovrebbe arrivare, ci arriva una velina dalla redazione intorno alle ore 17. Ne parliamo quando c'è la pubblicità, fra l'altro. Bella quella roba della pubblicità, adesso vediamo, magari la mandiamo un pelo prima. Ma è cortissima, guarda. Allora, per quanto riguarda il processo Ruby, già da più parti segnalato che i fan di uno degli imputati, è l'unico in questo caso, dell'imputato, sì,
hanno appena hanno tirato fuori prima delle 4:30 una statua della Vergine di Medjugorje. giuro e ha fatto tutte delle preghiere, ma e niente, questo c'è, tipo che le proviamo un po' tutte. Sì. Ecco l'apo, provarle un po' tutte. come è normato dal Galateo? Come dire? Cioè, a che punto il Galateo dice: vabbè, rassegnine, prendine atto. Ma voi sapete che, per esempio, adesso noi qua siamo a Milano, però voi sapete che a Roma c'è la Guardia Nobile, che è. Sono, avete visto magari nel Marchese del Grillo, sono questo reparto al servizio del Papa composto di aristocratici. Ora, presumendo che gli aristocratici a Milano e o a Roma conoscano le buone maniere, che non è sempre vero entro certi limiti, però sappiamo che come dire, l'adorazione delle figure sacre è di per sé è sempre molto delicata, perché nel momento in cui ne fai un uso specioso, come parrebbe in questo caso, ma io dico parrebbe solamente, si incorre in effetti in un reato di lesa maestà religiosa. A questo punto cosa dobbiamo fare? In qualche maniera l'Epifania della Madonna è però pur sempre un avvenimento che può essere diffuso ovunque, ovvero noi possiamo metterla dove vogliamo la Madonna. Abbiamo tanti di noi, ce l'hanno magari nel portafoglio a mo' di santino, no? E il fatto che ce la mettiamo nel portafoglio la rende meno sacra. C'è chi la mette anche in certe frasi, quindi figurati, in certe frasi. Delle robe incommensurabili. Allora, parlavamo del fatto che aveva un pelino di buone maniere grezze, che sono state sgrezzate dal nostro insegnante Lapo Mazzafontana, il nostro magister Eleganzi et Galatei, che da un anno e mezzo il lunedì tiene compagnia a noi e a voi. Ci dice Cesco via SMS: sgrezzati una parola grossa, ma ci piacete là comunque. Ma se fate festa a luglio, cosa vi succede ad agosto? No, ci saranno un po' delle alternanze, dei ricambi. Praticamente ma non vi lasciamo, non facciamo mai festa, raga, no, e questa è la verità. Perché la nostra vita è una festa. Buona vespero a voi a Lapo, perché di questi tempi duri comunque le buone maniere aiutano. Conferma? Confermo, in più il Galateo non va mai in vacanza, perché anche sotto l'ombrellone comunque il Galateo impera. Ancora SMS 331-621-4013. Ma se al semaforo uno si scaccola, è lecito scendere il finestrino e chiedergli: scusi, ma l'hai finito il bonton nel naso? No, bisogna fare finta di niente, e se impelle un, come dire, un'escrescenza di moccio anche a noi, non farci vedere e o comprare vetri oscurati. Senti una cosa, e se invece fai come il calciatore che lo fa giù dal finestrino, la fai giù dal finestrino al volo? Ah! Ma tu dici il mio idolo è Del Piero, che sai, il calciatore in campo fa ti così. Porti un fazzoletto ricamato con le tue cifre. Bravo, e basta. Bravo. Che cavolo. Il Diegoli la sa molto lunga. Sono uno zuccone, ma alla fine mi entrano anche a me le cose in testa. Allora, pensa che prima di noi lavorava un'altra radio e c'è un altro che dice: ah, sono uno zucconi, ma anche non parliamo di corde. Sempre SMS, sempre SMS con Daniela che ricorda uno dei momenti più belli della nostra collaborazione Lapo, la sua discesa a Roma per il conclave. C'è qualcosa che non ci aveva raccontato? Sì, qualche ricordo. Vuol darci una fotografia, un ricordo di quel quando l'abbiamo inviato dalla contessa Alto Prati, naturalmente, o dalle sorelle Aldobrandini. Ma sì, ci sono stati dei piccoli momenti. Per esempio, quando scesi in Via della Conciliazione per fare le interviste, forse vi ricordate che conobbi effettivamente una giovine vietnamita, sì, che in realtà poi scoprì essere la figlia illegittima del marchese di Gévaudan, per cui c'è stata un, come dire, una piccola telenovela. Poi ho scoperto lei essere incinta in realtà di un cardinale. No, non è vero. sì, poi che era dentro il conclave in maniera surrettizia, il quale a sua volta aveva avuto una storia con una cugina trislaterale di Caroline, quella che morì nella prima serie di Beautiful. E questo, insomma, sono fatti che dovete sapere, che come i più grandi insegnanti, il nostro Lapo non insegna solo Galateo, ma insegna anche Beautiful, sì. Cioè, ha due materie, ha una cattedra maggiore e una cattedra minore. Sta a voi pensare dentro le vostre capocce se la maggiore è quella di Beautiful esatto, o quella di Galateo. Anticipiamo la pubblicità, sì, così alle 17 siamo pronti con la sentenza dell'anno, del giorno in realtà, perché ci sono talmente tante di millennio. Sentenze che ne arrivano. La sentenza processo Ruby. Non è Capodanno, è che a mezzanotte. Ma, faccio, 10:98 vuoi fare? No, che fai? Allora, 10:98 assolto per insufficienza di prostata. Ecco, una roba così. Ci siamo divertiti in 30 secondi a fare i pronostici.
3 su 3, Davide Facchino, Alessandro Diegoli e Lapo Mazza, che peraltro da un punto di vista puramente legislativo risponderà per tutti e tre. Sì, beh, col suo pool d'avvocati, io mi affido a lui. Pool sì. Nel senso di piscina? Pool no, nel senso di pool. Pam! Pool nel senso di piscina, nel senso che di piattello, nel senso che lui ha una piscina piena di avvocati. Solitamente sguazzano in piscina foraggiati da lui e pronti a ogni evenienza. Le avvocatesse. Senti una cosa, ma gli avvocati preferiscono i braccioli o il l'avvocato preferisce sempre il canotto. Il canotto. Nel caso del processo Ruby, i canotti labiali, quelli del Botox. Va bene. Siamo sempre sull'orlo con Lapo. Sì. È l'orlo dei pantaloni, Lapo. È meglio il risvoltino o il pantalone dritto? Oh, importante. Voi sapete che il risvolto proviene da una cosa sportiva, cioè veniva fatto per andare in campagna a prendere fango. Allora, quando si ha un vestito veramente formale, si mette, non si fa mai il risvolto. Attenzione, stavo per chiederti della molletta e dei pantaloni quando si va in bicicletta, caro Lapo, ma... Ma incombe il 10, 9, 8, 7... Là, beh, noi siamo su Rai News 24. Sì, però no, ma non sono ancora entrati. Attesa minuti, no, ce ne vuole ancora. I giudici. Però intanto è arrivato Massimo Alberti con noi, vieni pure. Non Massimo, fare anticamera, anzi, Massimo Alberti, ben ritrovato, un uomo che già è scafato alle ingiustizie, alle difficoltà della vita e che quindi ne ha viste un po' di tutti i colori. In quanto interista, per un attimo pensavo ti riferissi al caso in questione. No, interista e bresciano, di sinistra. Diciamo che in Italia è difficile vivere in questo modo. Sono momenti difficili. Sono momenti difficili. Si perde tanto, ogni tanto si vince, però quando si vince lo si fa alla grande. Hai delle domande? Ti presento il nostro esperto di Galateo, la Pomazza. Hai delle domande di Galateo anche rivolte al comportamento del giornalista, tu sentiti libero mentre devo fargli il bacio a mano adesso nel salutare. Ah, la domanda è: bisogna fare il bacio a mano? Agli uomini? No, agli uomini no. Sì, però cazzo, sei veramente alla base tu. Vabbè, cioè oddio. Sei neanche all'ABC, sei là. Ma era una questione di politicamente corretto, magari a me piaceva, che ne sai tu. In effetti non poniamo limiti alla provvidenza. Io ho una domanda degli ascoltatori mentre aspettiamo. Noi aspettiamo che arrivino i giudici, allora, della sentenza. Vi ricordiamo via WhatsApp e via SMS 331 6214013, potete telefonarci dopo la sentenza. A questo punto 02 33 001 001. Una domanda per Lapo: se ti invito a pranzo, a che ora ti presenti? Attento, perché io sono una futura suocera, cioè fidanzata o fidanzato della pargolanza, invitata a pranzo. Inizia e finisce alle? Sappiamo innanzitutto che il pranzo è una dicitura bifida, per cui alcuni pensano che sia il desinare del mezzodì e altri invece lo considerano quello serale. Ciò non di meno, bisogna sempre presentarsi in orario non troppo prestifero, per dare occasione alla padrona di casa di terminare ovviamente tutte le sue incombenze, e non naturalmente troppo tardi, poiché troppo tardi potrebbe essere deleterio. Cioè, nel senso che l'arrosto si è raffreddato? L'arrosto si è raffreddato, è in questo medio stat virtus che bisogna cogliere la virtus, ovviamente. In questo caso comunque presentarsi sempre un pochettino dopo anziché un pochettino prima è senz'altro auspicabile. Perfetto. Ma qui abbiamo, fra l'altro, scusate, io vedo... Scusa, meglio dopo che prima? Sì, meglio un po' dopo che un po' prima. Perché un po' prima puoi solo rompere le palle un po' di più. Ma io vedo, scusami, che tu hai qua già la sentenza, è vero? Io. Radio Popolare ha in anteprima la sentenza del processo. È vero? Questa produzione 2 Lapo Alberti, come lo vedi? Ma sai che siamo pronti per un format? Sì, siamo pronti anche per un duplice omicidio, credo, Davide. Sareste assolti per insufficienza di prostata. Sì, grazie. No, noi ci siamo, lo sappiamo, abbiamo la telecamera puntata sulla porta che sembra un po' quella del Quirinale. Scusami, sì. a me sembra la porta in quel modo lì, inquadrata fissamente, mi sembra il confessionale del Grande Fratello. Anche un pochino, in effetti, sembra anche un po' una porta di gabinetto, e non in senso di seduta di gabinetto, ma proprio di gabinetto, di latrina. Vediamo, tutto il pubblico è già pronto nel riquadrino di Rai News 24, noi stiamo attendendo. C'è anche la Santanchè in aula,
cosa fa? Fa la ultra? Sì, la groupie. Scusami, ma come si dice, questo plico che ti sei portato con te, Massimo, in realtà non è la sentenza, sono già le motivazioni. Sono già le motivazioni. Pare sì. Di sì. Guarda, dice di quelle cose su Ruby che guarda, però per correttezza istituzionale aspetto che lo dica il giudice prima. Allora, noi... per Galateo. Secondo me, adesso faccio una scommessa e vediamo se vinco, la legge di Murphy si abbatterà violentemente su di noi e la sentenza sarà letta durante la pubblicità del GR, come di solito succede quando stiamo aspettando qualcosa di importante. Ricordiamo, la legge di Murphy dice che quando qualcosa di negativo potrebbe succedere, alla fine succede. Lapo! Volevo sapere se possiamo chiedere alla nostra inviata se la pettinatura della Sant'Anché era la cosiddetta pettinatura a schiaffo della Pina Fantozzi. Potrebbe. In misura rilevante anche sull'esito processuale. Uno schiaffo alla giustizia, certo. Ma poi potrebbe anche indurre il giudice giudicante, il collegio intero, a pronunciarsi in maniera sfavorevole nei confronti dell'imputato. Proviamo a chiederlo subito allora a Letizia Mosca. Letizia, hai sentito la domanda? Sì, però posso dirlo che a me è piaciuta la pettinatura. La pettinatura. Sono rimasta ammirata. La pettinatura. Perché io non le so fare, non riuscirei a farne una pettinatura così. Le pettinature non sono né di destra né di sinistra. Riesco a individuare sempre dov'è. Riesco sempre a vedere dov'è da Sant'Anché grazie alla pettinatura. Ah, è vero, forse un geolocalizzatore. Naturalmente, no, dicevamo, è come una specie di geolocalizzatore, perché Sant'Anché è molto sensibile ai temi della comunicazione dei media e quindi vuole, non c'è un occhio di bue, ma se lo è creato lei personalmente in testa. Ritorniamo da te più tardi. Comunque a me piace, la pettinatura. A me piace. Ciao, ciao, la salviamo parzialmente allora. Bisogna chiedere, adesso non stiamo poverina a disturbarla tutti i momenti, anche perché lei è lì a fare un lavoro vero. Bisognava chiedere se Ferrara è presente in tribunale per la lettura della sentenza e se nel caso si è portato delle comode flebo per succhiare il sangue a chi esulterà. Non so se hai sentito le dichiarazioni di stamattina. Sì. Succhierò il sangue a chi esulterà in caso di sentenza di condanna a Berlusconi. E comunque di lui può succhiare sangue a svariate decine di persone, quindi sì, state attenti. Sì, ma io sono curioso, in questo caso si va a vedere il gruppo sanguigno, vale tutto secondo te? Ma dipende, se è un gruppo AB può prendere un ricettore universale. Il famoso AB normal di Frankenstein Junior, esatto. Nel suo caso. Allora, qualche domanda ancora per Lapo? Beh, non lo so, io però starei su Ruby. Allora mettiamo un braccio. L'aveva già detta qualcuno. L'aveva già detta più di uno. Certo. Ma vabbè. Ma prego. Massimo. No, c'è lui una domanda per Lapo. Visto che prima si parlava di statuette e che Davide Facchini non ha colto il mio appunto, volevo chiedergli se portare una statuetta di Priapo a tavola a cena. Non è che non ho colto. Era in accordo con lei. Non volevo. Ho volutamente ignorato la parola Priapo scritta qua davanti con Lapo. Ma io però vorrei dire che in questo caso fa Galateo, ma davanti al tribunale di Milano di immagini di icone di Priapo se ne sono viste parecchie, nel senso che i fan di Silvio i fan portano nel più puro stile stalinista portano le immagini del capo, per cui insomma in qualche maniera è comunque un personaggio dionisiaco, questo vogliamo dirlo. Epicureo? Silvio, no? Sì, insomma, è questa. Ricordiamoci che nell'antichità le baccanti avevano l'abitudine di portare un capriolo stretto al seno, sì, e di immolarsi in una corsa nella foresta. E dopo che questo capriolo aveva approfittato in qualche maniera del loro seno, capriolo maschio naturalmente, le baccanti di solito facevano strage del capriolo stesso. Questa è quale immagine più adatta? Certo, questa è storia vera. Massimo, ti rendi conto di quante cazzate che io sa? Guarda che mi sa una trasmissione con lo so, lui. Un sacco di cazzate. È arrivato lui. Allora, ancora? No, non sono arrivati loro. Sempre in attesa dell'ingresso dei giudici, 17-18 minuti, siamo in ritardo di 18 minuti rispetto alla tabella di marcia, non noi, loro. Una canzoncina dedicata proprio a tutte le ragazze di Silvio.
Sì, eh? Eh beh, certo, le, tutte che hanno, quelle che hanno, come dire, fatto pubblica menzione del loro amore, sì, per Silvio, che non possono né vivere né con né senza, né senza. No, soprattutto spegnere i cellulari. Allora, grazie. Adesso vi taglio le mani ai cellulari, a voi, sì, due. Soprattutto sono stipendiato 2500 euro al mese per questo amore. Eh beh, insomma, quando fango è un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare. Insinuazioni. Insomma. Allora, no, per riassumere brevemente, Berlusconi è stato condannato sia per la concussione che la prostituzione minorile a 7 anni, che sono addirittura uno di più di quelli chiesti dal pubblico ministero. Confermata anche l'interdizione dei pubblici uffici, l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, che era la cosa che forse Berlusconi temeva di più e che potrebbe avere le ricadute politiche più forti. Niente, abbiamo sbagliato il nostro pronostico, è stato per insufficienza di prostata. Abbiamo sbagliato il doppio pronostico, quindi il fatto che dicevamo che era sarebbe stato assolto e che la sentenza sarebbe arrivata durante la pubblicità del GR. Per fortuna, una volta la legge di Murphy ha fallito, siamo riusciti a farvi sentire la sentenza. La sentenza, tra l'altro, ci segnalano che la legge di Murphy nei luoghi, negli aulici, negli alti luoghi universitari ha una sua definizione. Proprio principio di conservazione della sfiga. Bello, bello, bello. È perché la sfiga non si crea né si distrugge, ma al limite si trasforma. Si trasforma. Exactly, sir. Come diceva Lavoisier. Con questo direi che possiamo concludere la parentesi, sì, all'interno di Econoi, per esempio, per quanto concerne la sentenza di primo grado del processo Ruby. 7 anni a Silvio Berlusconi, colpevole di tutti e due i reati ascrittigli e soprattutto, forse ancora più che i 7 anni, visto che sì, è una certa età, è l'interdizione. Diciamo però sempre, che per premiare la buona volontà gli è andato un anno di più di quello che gli avevamo chiesto. In effetti sì. Allora andiamo con la pubblicità, poi il GR con l'approfondimento sul processo Ruby e poi torniamo con Econoi, per esempio, l'ultima parte di trasmissione. Ospiti telefonici, ospiti dal vivo, se magna, se beve. Olè. Ma basta, basta parlare di Berlusconi, ne abbiamo parlato già abbastanza, sì, noi ne abbiamo si può tante. Dire che ne abbiamo piene le palle di sta storia, Lapo, si può dire, no? Anche se non è proprio col galateo. Ma no, si potrebbe dire, ma come dire, noi abbiamo, prima di tutto siamo molto perplessi perché abbiamo sentito il magistrato mettere dentro apicella in tutta questa vicenda. Ora, sì, sì, è vero, per ultimo. È, stato... è vero, ma io, anche in ordine alfabetico non sarebbe, perché? Non lo so, io ritengo che appunto questa macchina del fango che ha coperto il presidente Silvio Berlusconi, cioè, sia ormai, come dice l'avvocato Ghedini, fuori controllo, perché Apicella rimane uno dei momenti più alti anche del galateo, diciamo. Del galateo nel senso che la gente deve applicare le ferre regole del galateo per salire ad ascoltarlo. Sì, o per non mandarlo a quel paese. Forse. Ringraziare Lapo Mazza che ci è venuto a trovare per tutta la puntata e ancora qualche minuto qui con noi. Sì. Yeah. Come sei messo con il cinema horror, Lapo? In alcuni casi è molto cafone. Mi piacciono quelli di Manetti, mi piacciono, ma certe volte, tipo La Casa, così, questo lo splatterone è sempre un po' vulgaire. Okay. A volte sì. Andiamo però a salutare Federico e la... Chicca, Gaia, Erika ed Erika, Federico e Chicca, Gaia, sì, Erika, ecco, tutte e tre, le tre mogli si è portato la di lui compagna, spero almeno quella di averla imbroccata giusta, sì, sì, parla pure nel microfono Federico, grazie. Questo la anche compagna. Erika, per te un microfono, sì, che sono i primi due ascoltatori di questa settimana che ci sono venuti a trovare, per domani se ne è già prenotato un altro e un altro ancora per dopodomani, fra venite a trovarci. Beh, loro vengono da Tregasio, ne parlavamo l'altro giorno, perché bruciano il campanile? Sì, cioè? Durante la festa del paese si brucia il campanile. Ma poi lo rifanno nuovo tutti gli anni. Certo, sì, che lo rifanno nuovo tutti gli anni. Era che in Brianza comunque c'è parecchio grano, capito? È vero, insomma, in Brianza. Ma che è? Una cosa horror al contrario. Non sanno dove metterli. Ci hanno portato delle birre molto buone, anche delle birre Gran Riserva, che noi ci beviamo alla faccia, fra l'altro, del nostro esperto di birra che tornerà domani e verrà qui. Ah, ma i sandwichini ci hanno portato il club sandwich, i panini fatto a mano. Vedi queste cose, questi buoni, spazi buoni, vuoti all'interno del comodo Tupperware con cui ci ha portato il club sandwich. Su quelli vi siete già mangiati, ci siamo mangiati io e Lapo mentre tu eri fuori. E poi,
a sentenziare. Lo vede questo spazio vuoto all'interno del mio stomaco? Ecco, sarà riempito con questi panini. Alessandro Diegoli, odio puntualizzare l'ovvio, ma viste le condizioni della tua panza, sì, sei stato interdetto dai pubblici sandwich per 7 anni. Ma io prima di andare a Cripte Incubi stasera vado in palestra a fare 500 addominali e un sacco di tapis roulant. E birra subito dopo. Chiaramente. Vabbè, i nostri ascoltatori che sono venuti a trovare, Federico e Chicca Gaia Erika, sì, hanno delle domande, una domanda breve di Galateo. Dai che abbiamo 2 minuti. Erika? Ma era rotto dopo il crepe sandwich alla radio. È ammesso? È buona... È ammesso assolutamente, poiché in alcune culture si sa che è sinonimo di apprezzamento. E lo faremo, allora anche noi faremo una specie di rivisitazione delle varie culture del mondo a tavola, ma dopo la fine della sigla, perché sì, non si può fare al microfono. Allora, praticamente il cursore sarà tutto giù, però lo faremo, sarà sì, molto sicuro, molto bello. Assolutamente sarà così, immaginatevelo proprio. Lapo, anche da parte di tutti gli ascoltatori, grazie di questa annata che abbiamo passato insieme. Sei ufficialmente invitato alla grigliata di fine trasmissione che la redazione con tutti i collaboratori terrà. Allora, guarda che stai facendo rosicare gli ascoltatori. Aspetta, così. Aspetta, pochi fortunati ascoltatori saranno invitati. Estratti? Saranno invitati. Il casting non sarà a cura di Lapo. Lapo non sarà. Però la grigliata sarà fatta in via Olgettina, Cribio.